Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Luciano, sono un esperto di sport da combattimento e di allenamento funzionale. Allora, oggi vi parlerò di un esercizio molto molto importante, soprattutto se sei un principiante, per imparare il gioco di gambe. Gli spostamenti sulle gambe negli sport da combattimento sono fondamentali per poter portare in maniera coordinata i colpi. Vediamo subito quale metodo utilizzare. Allora, io utilizzo del nastro adesivo di carta. Allora, effettuerò una croce nel pavimento. Ok, perfetto. Allora, se vuoi vedere bene qual è la posizione di guardia, ti lascio il link in descrizione per alcuni miei video che parlano proprio della posizione di guardia. Allora, partiamo subito. Allora, questa è la mia posizione di guardia. Se dovrò fare un passo indietro, quindi dovrò spostarmi in avanti, non farò l'errore che fanno in molti: spostano prima la gamba dietro e poi quella avanti. Allora, se dovrò andare in avanti, sposterò prima la gamba avanti e successivamente la gamba dietro. Da questa posizione tornerò indietro, quindi sposterò prima la gamba dietro e poi la gamba avanti. Ok, un aspetto molto importante sono gli spostamenti laterali. Allora, gli spostamenti possono essere suddivisi in due tipologie: semispostamento, se muovo solo una gamba, oppure spostamento completo, se sposto tutte e due le gambe. Ok, in questo caso effettuerò uno spostamento completo. Allora, andrò in avanti di nuovo, 1, 2. Andrò di lato, quindi anziché fare questo che mai incrociare le gambe, ma quindi spostare prima la gamba avanti e poi la gamba dietro, viceversa. Ok? Da qui potrò spostarmi per esempio in diagonale, uno, per fare per esempio un'uscita su un diretto dell'avversario. Allora, proviamo a rifarlo da capo, quindi uno, due, tre. Stessa cosa, utilizzerò un diretto sinistro, quindi uno, uno. Ogni fine spostamento partirò con il diretto sinistro. 1, 1, obliquo, 1, 1. Questi sono i movimenti base. Allora, se voglio fare uno spostamento, quindi solamente un piede, sposterò soltanto un piede. Quindi semispostamento, sposterò soltanto un piede, spostamento completo, tutti e due i piedi. Quindi puoi abbinare questi spostamenti a colpi di braccia. Quindi, per esempio, spostamento 1, 2, passo indietro e torno. Spostamento laterale 1, 2, torno 1, 2. Spostamento obliquo 1, 2, torno 1, 2. Puoi fare, per esempio, dei round composti in questo modo. Puoi fare primo round soltanto spostamenti di gambe, quindi solo gambe. Nel secondo round puoi fare spostamenti più un diretto sinistro. Spostamento diretto. Spostamento diretto. Nel terzo round potrai fare spostamento diretto sinistro, diretto destro. Torno. Spostamento, diretto sinistro, diretto destro. Spostamento, 1, 2. Nel quarto round potrai fare spostamento, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Spostamento, 1, 2, 3. Spostamento, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Questo è soltanto uno di tantissimi workout che puoi fare per imparare bene il
e gli spostamenti sulle gambe. Se questo video ti è piaciuto, lasciami un like ed iscriviti al canale. Ciao!